Buongiorno ragazzi, questo canale si può sostenere solo ed esclusivamente gratis, iscrivendovi ed attivando la campanellina. Il sole 24 ore di quello che ho annunciato stamattina parla di un eventuale, sembrerebbe, parrebbe, ora c'è solo il condizionale di mezzo, mentre fino alla settimana scorsa era già tutto fatto, ma c'è... Insistono, si raddoppiano, si moltiplicano le voci su questo consorzio saudita. Consorzio saudita, dice il Sole 24 Ore, consorzio saudita che ha avviato una due diligence. Quindi c'è una due diligence con i sauditi, poi dopo c'è Pinco. Non è che Pinco fa la fine di Bertarelli. Altre fonti mi dicono, Carlo Festa, che mai e poi mai un gruppo come Pinco si sarebbe fatto coinvolgere senza avere qualcuno di concreto alle spalle. Voi sapete benissimo che in Pinco ci sono tantissimi investitori sauditi ed è, lo potete controllare, è una realtà molto grande. Ora io la chiamo Pinco Pallino per scherzare, ma Pinco Pallino sono io, non sono loro. Gestiscono tantissimi soldi, ci mancherebbe. Ragazzi, spero si capisca che uno scherza. Quindi i 100 milioni, poi stamattina la stampa di regime parla di 100 milioni da spendere sul mercato. Ricordatevi che qualora per me non accadrà, rimanesse Zhang, ricordatevi che stamattina vi hanno detto ci sono 100 milioni che provengono dallo scudetto pronti per essere investiti sul mercato con un patrimonio netto di 160 milioni da rimettere a posto. E con 60-70 milioni all'anno di interessi ci sarebbero questi 100 milioni pronti per essere investiti sul mercato. La Gazzetta di Pechino parla di Zig Zag. Con quali soldi? Quanti ne devi vendere per comprare Zig Zag? Il campionato di Serie A, chi lo vince, gli toccano 20 milioni. Sono tutte fake news. Gli altri soldi provengono che tu arrivi primo o che tu arrivi quarto dai diritti TV e dai bonus della Champions League. Quindi 20 ce li danno perché abbiamo vinto il campionato, gli 80 milioni ce li sta prestando Pinco, visto che ce ne sono 100 da spendere sul mercato. Il fatto è che qualcuno ormai va da solo, così dritto come cavalli, ti fa capire, non prendono in considerazione le notizie che non gli piacciono, mentre a volte vanno da Tutto Sport a prendere le notizie e gli fanno comodo, ma quando Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica danno certe notizie, loro non le prendono nemmeno in considerazione. Anzi, ti dicono che Zhang ha 100 milioni da spendere sul mercato con 160 milioni di patrimonio netto da rimettere a posto. Ma questa è gente, ti diceva la Glass Trust. Non esisteva, è gente che non si informa, che non studia, che non sa nulla e che continua a prendere in giro i tifosi dell'Inter. Quindi ricordatevi che stamattina vi hanno detto che Zhang ha 100 milioni di euro da spendere sul mercato e che grazie alla vincita dello scudetto ci sono 100 milioni. Chi vince lo scudetto prende 20 milioni, andate a controllare. Gli altri sono soldi che poi, pur arrivando quarto, che provengono dai diritti TV e dalla qualificazione in Champions. Ciao Vite, ci becchiamo più tardi perché secondo me oggi la giornata è leccata, ragazzi. Pinco ci presta 80 milioni intanto. Povere